La 27esima edizione del Baracca Coverciano di Ladispoli ha lanciato nel cielo nuove idee luminose. A dire il vero, una è un po' datata. Una serata simpatica all'insegna della goliardia e dell'amicizia, alla quale hanno preso parte tantissime persone. Sono stati premiati per lo sport il 21enne calciatore Lorenzo Agostini, nato a Ladispoli ed attuale portiere del Sora. Sicuramente ringrazio i membri dell'associazione Baracca Coverciano, perché comunque è un enorme piacere ricevere un premio così, soprattutto se i membri sono della mia stessa città e della città in cui sono vissuto e nato, quindi ringrazio tutti voi e niente, è stata una piacevolissima serata. Il calciatore è il figlio di un carissimo amico, Agostini, che giocava bene pure lui a pallone, e abbiamo deciso di dargli il premio perché se lo meritava, oltre il figlio anche per padre abbiamo dato il premio. Consigliamo la targa. Per la cultura e l'informazione ha ricevuto il premio il direttore di Centro Mare Radio Luigi Cicillini, che da 34 anni attraverso l'emittente del litorale è protagonista dell'informazione del territorio. C'è stata una guerra, c'è stata, però è stata una guerra. Una Claudia Nardocci ha detto: senti, quello c'ha tutto solo di lui, quello c'ha quello di lui, ma volevo vedere i Cicillini che sono 27 anni che c'è sta intorno, è stato in un anno. È stato un tanto piacere di premiare. Grazie. E che gli devo dire i Cicillini? Che è un fenomeno, è bravo, è ladispolano e siamo stati tanto contenti a dargli il premio di Baracca Coverciano. Mi sento come Penini quando ho visto l'Oscar. Creata da Oro 2000, che ogni anno dall'inizio del premio fa questo splendido capolavoro. Sono molto lieto del premio che è andato a Luigi Cicillini, intanto per l'amicizia che mi lega da tantissimi anni a lui, ma perché abbiamo e hanno i componenti di Baracca Coverciano premiato una persona che con costanza, con una tenacia incredibile, da più di 30 anni lavora sull'informazione del comprensorio, ha cominciato con l'informazione della nostra città, ma si è allargata a tutto il comprensorio. È una voce insostituibile quella della sua radio, ha cominciato più di 30 anni fa, 35 anni fa, con dei sacrifici enormi, anche quando qualcuno non credeva che Luigi Cicillini e la sua radio potesse andare avanti, lui ha continuato con grande fatica, con grande impegno, e il premio di stasera va ad una persona importante per la nostra città, importante per l'informazione, e l'informazione è sempre un bene prezioso di una comunità, ad una persona modesta, una persona che con grande perseveranza è andata avanti su un obiettivo, e questo obiettivo l'ha raggiunto, cioè quello di far sì che in un comprensorio ci sia un confronto, un'informazione, una pluralità di opinioni. Lui dà voce a questa pluralità di opinioni e quindi merita ampiamente questo premio. Premio Baracca Coverciano, per me che sono un IGP ladispolano, come un carciofo insomma, è come quando Benigni vinse l'Oscar, vi ricordate quando Sofia Loren disse Roberto, bene, è la stessa cosa, io ho provato la stessa emozione, perché essere premiato dalla città è una cosa indescrivibile. Grazie Ladispoli.